Già, proprio Billy. Non è incredibile. È stato Billy Blue, Billy Blue, Billy Blue. Dico sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito. Fragile, dimesso, timido, educato, era il più bravo della classe, perciò l'hai sempre odiato. Con lui facevi il bullo perché tu, nato nell'oro, gli scaricavi addosso l'invidia del somaro. E lo chiamavi Billy Blue, pupazzetto animale, gli sputavi tra i quaderni, lo spingevi per le scale, lui cadeva e tu ridevi, come ride un deficiente, si rialzava e sorrideva, ma non diceva niente perché lui era più forte dei tuoi muscoli di cera, e tutta la sua forza l'hai scoperta l'altra sera, sì perché è stato Billy Blue. Ma la vita è un giustiziere, tutti i bulli adolescenti poi diventano quegli uomini dei mille fallimenti. E tu, fallito, solo, appena uscito da galera, volevi liberarti da te stesso. L'altra sera gli hai bevuto, gli hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce. Hey, ti ricordi di me? Così ti sei voltato, la luce della luna illuminava un uomo magro, ma l'hai riconosciuto solo quando ti ha sorriso e ha detto ti aiuto. Ed era Billy Blue, Billy Blue, Billy Blue. E dai un braccio. E così è stato Billy a salvarti la pelle, quel ragazzo magro magro che ti stava sulle palle. No, ma quale odio, ma non nessun rancore, eri tu quello più debole, tu dentro stavi male, perciò venivi a scuola, scaricavi sul mio banco veleno e prepotenza da mostrare a tutto il branco. Ma adesso lo hai capito, lo vedo dal tuo viso, la forza del più forte è chiusa in un sorriso. Quando hai una famiglia distratta e disattenta. E allora come pianto? Hai pianto e chiesto scusa. Poi siete andati al mare, due birre e una gazzosa, e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia, che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore. Meraviglioso! Bravo! Meraviglioso Marco Sentieri, vieni! Mamma mia, mette i brividi! Mette i brividi! Ciao, buongiorno. Marco, sediti! Buongiorno a tutti! Devo dire, Marco, che all'indomani... Buongiorno. Veramente, ma poi sentirti dal vivo è straordinario! All'indomani della tua performance a Sanremo, noi eravamo tutti compatti, abbiamo fatto la nostra tabellina, la nostra classifica, anche noi ci mancherebbe, eravamo tutti compatti, e c'è chi tra di noi si è commosso ad ascoltare questa canzone. Grazie. E la tua interpretazione. Grazie. Marco, tu sei uno di quello che di coraggio ne ha avuto nella vita, perché si è costruite le cose piano piano. Il sogno, nato in provincia di Napoli, tra l'altro in un posto che si sta... riscattando da una brutta fama, Casal di tanto Prince, tanto fortunatamente anche. Bravo. Poi sai che cos'è la cosa bella? Che mi incontrano i miei paesani per strada e mi dicono finalmente dopo aver sentito per tante volte il nostro paese, Casal sai, di Prince, sulla cronaca, certo, ed altre cose, vederlo per una cosa così bella, hai unito il paese. E guarda che questa è una cosa che ti fa onore, tra l'altro non hai mai abbandonato le tue radici anche se poi sei venuto via. Allora, Marco, ce ne andiamo in pubblicità, va bene? Così finiamo di far colazione, poi non vi muovete perché ci faremo una bella chiacchierata con questo capolavoro. Marco Sentieri, grazie. State con noi, non ve ne andate. Billy Blue di Marco Sentieri è stata una delle canzoni più straordinarie portate sul palco di Sanremo. Marco è qui con noi.
Marco, tu sei uno abituato alle grandi folle, moltissimi autori straordinari, una carriera all'estero. Te in Romania sei un divo, hai vinto X Factor, hai vinto tutta una serie di cose. Ma questo per dire che... No, non esageriamo, insomma, però, dai, non esageriamo. Beh, non però esageriamo. Sei uno che il pubblico sa cosa vuole, cosa significa riuscire a tenerlo poi calamitato, sì, con questi artisti. Però l'esperienza di Sanremo che cos'è per un giovane artista come te? Ma guarda, è un'esperienza, io l'ho definita più volte, magica. Tu hai citato la mia tanta esperienza, la mia tanta palestra, che veramente c'è stata con X Factor nel 2016, con l'apertura di tanti concerti, ma è stata caratterizzata anche da tanti locali, tante feste di paese, tante volte esibirsi davanti a un pubblico più piccolo e che magari nemmeno ti dà tanta retta. Quindi ritrovarmi poi catapultato sul palco che ho sempre sognato da piccolo, sul serio, ho vissuto una magia. Senti Marco, al di là della tua bravura, tutti i tecnici e credo anche il pubblico hanno notato che c'era una partecipazione emotiva a Billy Blue che forse andava oltre la capacità interpretativa. E allora qualcosa è uscito. Tu sei stato forse qualche volta Billy Blue, il ragazzino a cui si davano tutte le colpe? Ma guarda, io sempre dico una cosa, tra l'altro ho lanciato un hashtag a quando ha iniziato Sanremo Giovani: siamo tutti Billy Blue. Credo che in ognuno di noi ci è sia... È vero questo, anche se non ce lo confessiamo, Sì, perché sai, a volte ammettere di essere Billy Blue è come se una missione di debolezza. Quello che accadeva a me quando ero più ragazzino, io ho avuto delle esperienze negative sotto questo aspetto all'elementare. Infatti più volte ho detto so di cosa sto parlando e l'ho sempre tenuto per me, quindi perché si dava, come appena detto, la conferma di essere deboli. In realtà oggi ho deciso di mandare questo messaggio, ci sono riuscito perché, ripeto, la mia emozione più grande è stata soprattutto cantarla il 7 febbraio, che era il giorno dedicato al cyberbullismo. Ed è una cosa, tra l'altro, bella e necessaria, perché Marco, adesso ti chiamano nelle scuole. Sì. Tu sei papà, hai bisogno di far dire, di far arrivare questa cosa. Non è la nostra fragilità che ci rende così, che ci fa mettere all'indice. Anzi, parliamone, chiariamo, esatto, affrontiamo, esatto, anche questo discorso. Sai, quando ero più ragazzino, queste cose non se ne parlava proprio. Non il bullismo, si diceva neanche a casa, vero? È vero, infatti io non lo dicevo. E il bullismo c'è sempre stato. Adesso se ne parla un po' di più. Meno male, aggiungerei. Anzi, mi rivolgo proprio a tutti i ragazzi. Parlatene con un compagno di classe. Se non volete farlo con i vostri genitori, perché forse, sai, ci si avvergogna di farlo. Grandissimo questo appello fatto da uno che c'è da poco uscito, diciamoci chiaro, e che ha saputo portare con maestria un brano particolare. Io non so se ti facciamo anche a te una sorpresa. Beh, l'autore di questo brano è stato Giampiero Artegiani, un grandissimo della musica, che noi abbiamo anche celebrato qui a bel tempo, si spera, recentemente scomparso. Suo caro amico e l'editore musicale Pasquale Mammaro, grande, che Pasquale sta firmando grandissimi successi. Beh, gli abbiamo chiesto la storia di questo brano. Sei pronto? Sorprenderà anche te. Guardate. Sì. Giampiero Artegiani è stato uno dei miei più grandi amici e ci siamo conosciuti proprio a inizio carriera, cioè io sto parlando di fine anni 70, inizio anni 80. Nell'83 lui vinse il disco per l'estate con un brano che si chiamava Il sogno di un buffone. Quando rise di me, lei regina lassù. Quell'anno c'era Eros Ramazzotti al Festival di Sanremo, che aveva un brano molto forte e poi vinse. Giampiero purtroppo non arrivò in finale, ma nell'88 come autore vinse il Festival di Sanremo con il brano Perdere l'amore, che aveva appunto dato a Massimo Ranieri. È stato veramente un grandissimo autore. Nel 2018, l'anno, quindi qualche mese prima della sua scomparsa, mi lasciò questo brano fra i tanti, che era appunto Billy Blue. E devo dire che proprio questa mattina io sono andato proprio a ricercarlo qui nel mio computer, perché Giampiero ovviamente mi lasciò la sua versione del brano. Non è incredibile. È stato Billy Blue.
un dito sopra. Gian Piero credeva molto in questo brano Billy Blue. Devo dire anch'io che all'inizio mi ha lasciato un po' perplesso, però poi ascoltandolo attentamente mi sono reso conto che questo brano aveva un testo incredibile, bellissimo, che trattava un argomento sempre attuale, purtroppo, che è quello del bullismo. Quando abbiamo saputo che Amadeus aveva preso in mano le redini del Festival di Sanremo quest'anno, Adelmo mi disse: ma perché non proviamo a piazzare Billy Blue? E io gli ho detto: guarda Adelmo, trovami un artista bravo che possa interpretare questo brano e ci proviamo. Adelmo ha trovato Marco Sentieri, un ragazzo bravissimo, devo dire, di grande esperienza, che ha saputo interpretare questo brano al meglio, cioè meglio di così non potevamo trovare. È camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Sono molto contento di questo successo di Marco Sentieri, che è direttamente legato al successo poi di Gian Piero Artegiani, perché lui tiene vivo il ricordo di Gian Piero Artegiani. Marco, guarda, è qualcosa di straordinario. Io ringrazio Pasquale Mammaro. Grazie, Pasquale. È un grande editore musicale che ci ha detto: è Marco l'erede di... per questa canzone avevamo bisogno di una persona come lui. Marco, a me mi scoppierebbe il cuore se qualcuno lo dicesse di me, sono sincera. Guarda, mi è scoppiato il cuore. Guarda, tu pensa che bellissimo. Quando a me la fecero ascoltare Billy Blue, io non sapevo che l'autore fosse Gian Piero, quindi già ebbi una forte emozione nel primo ascolto. Quando poi seppi che l'autore era Gian Piero Artegiani, sobbalzai dalla sedia, perché per me, sai, era un... per uno come me che veniva da una piccola realtà musicale, arrivare al Festival di Sanremo con quel brano scritto da Gian Piero Artegiani, che ha vinto, come diceva Pasquale, Perdere l'amore, avendo scritto con bravissimo. Massimo Ranieri. Era una favola, guarda, una favola. Senti, Marco, tu sei anche un uomo che però, un piccolo uomo, sei giovane, ma sei un uomo, che ha attinto anche alla storia della nostra cultura musicale, anche nel partenopea. Tanto. Io dico, con grande umiltà ti accosti all'immenso. Con tantissima umiltà, anzi, non voglio manco accostarmi, infatti faccio di una versione. È stato bellissimo quando prima mi hanno detto, ma sono emozionata, perché tu ci regali qualcosa del grande Pino Daniele. E io dico una cosa a casa. Uno dei miei idoli in assoluto. Ma proprio. Di chi non è idolo Pino Daniele? Diciamoci la verità. Chiudete per un momento gli occhi. Non lasciatemi ingannare dalla figura di una nuova certezza musicale come Marco Sentieri. Chiudete gli occhi, io sono convinta che anche a Pino, a me mi piace il blues cantato così, sarebbe qualcosa che gli farebbe scoppiare il cuore. Marco Sentieri. Grazie. Senza te fermare, senza te fermare, senza te fermare.
cammino, mezza vibra sbraida. Mi venga presa a te, perché sono nato a casa che sono nera. Grazie. Sediamoci giusto per un secondo. Grazie. Con grande umiltà. Grazie. Ma fai venire tutta la tua energia. Marco, un lavoro per l'estate, chiaramente, perché tu sei uno di quelli che hanno bisogno dei giusti tempi, delle giuste scelte. È tutto come l'avevi immaginato, sognato fino adesso? Sì, guarda, sul serio. Poi, come ho sempre detto, l'ho vissuto con una consapevolezza diversa, perché molti mi dicevano, poi sai, mi danno meno età di quella che in realtà ho. Molti mi dicono, ma tu a 20... No, in realtà non ne ho 20, manco 25, ne ho qualcuno in più. Quindi l'ho vissuto veramente con una consapevolezza. Mi sono goduto ogni istante di quello che è avvenuto e sono felice, guarda. E guardalo, si vede... Dal tuo modo di essere, Marco, è stato bellissimo, davvero. Un conto è sentirti, un conto è conoscerti. Sei grazie. Una persona grazie bellissima. Grazie a te per avermi invitato. Nulla, un saluto a tutti. Ricordiamo, come parlavamo ieri, dietro le quinte, che prima dell'estate ci sarà l'uscita dell'album, che molti me lo stanno chiedendo. Ci stiamo lavorando, anche perché in questo periodo dovevamo essere in partenza per un tour mondiale. Ma che è stato... non è il momento. Non è il momento, Marco, ecco. Bell, rimani qua. Abbi bontà, ragazzi, per ora tutto rimandato a settembre. Limitiamo gli spostamenti. Un grazie a Marco Sentieri. Grazie a te, grazie a tutti. Grazie a tutti voi. Dopo la Santa Messa non vi muovete, perché per la prima volta, toglieremo la polvere da documenti seppelliti. È l'esito dello studio della Commissione Internazionale Vaticana su Medjugorje. State con noi.